perché Sanremo è Sanremo. In collaborazione con CSO Italia, Radio Rosa, la musica più bella, Idron, Campi Bisenzio, Idron, c'è un mondo dentro, Future Service, il nuovo centro assistenza autorizzato Immergas a Firenze, da oggi la qualità al tuo servizio, Gruppo 3D Carrozzeria, soccorso e auto officina con personale altamente qualificato, Cosmetica Sicura, prodotti per capelli e corpo al pubblico e all'ingrosso, CM Caffetteria da Robertino, i commercianti della Ginestra Fiorentina e Cargheri, presto anche centro commerciale naturale. Ehi ragazzi, siamo arrivati a Sanremo e siamo già davanti all'Ariston. Ancora i cantanti non sono nemmeno arrivati tutti e c'è già un gran casino. Siamo pronti a scoprire il backstage di questo Festival di Sanremo, 65esima edizione. Si sta aspettando inizi il festival? No, non siamo tutti Sanremo. Quindi non gliene frega nulla del festival? No. Segui. Sono contento che ci sia, è una manifestazione che... è utile e piace a tante persone perché insomma io penso di non aver mai fatto così tanti chilometri in vita mia come con lei. Sì? Guardi lì, l'ha mai fatto fare 3,5 km. Come la si chiama lei? Non lo so io, non lo so. Come, non sa come la si chiama? Eh? Scusate, volevo prendere un dirigente Rai io così. No, qui non c'è solo gente che lavora, nessun dirigente. Solo gente che lavora? Volevo dire solo che non ho pagato il canone, me ne sono dimenticato. Dovrei pagarlo, capito? Lo so che dovrei pagarlo. No, non ho capito. No, dicevo, come la si chiama? Come mi chiamo? Sì. Salvatore. Salvatore, io Francesco. Piacere. Nonna, il cognome non te lo chiedo, sennò ci si sta fino a domani. Salute. Adieu. Adieu. Cambiata la vita, insomma, dalla rete di radio, padrone di casa, tanta roba. Vabbè, da lontano, siamo partiti da lontano, nell'85 addirittura ero, non mi ricordo neanche nell'85 dove ero, a Fantasy, che non ci esiste più, ho preso il 127 arancione e sono venuto qui a fare le interviste. Volevo fare interviste durando un anno, non li ho beccati. Niente da fare. Speriamo che quest'anno vada meglio, riesca a intervistare qualcuno. Questo è dei carabinieri, che ero un ex carabinieri. Ahia. Questa è della... Allora, scusa una cosa, avevamo una curiosità, ma poi sei tornata a casa o no? Come è andata a finire la storia? Perché dopo 20 anni... Ah, ho capito. Mi sa le mani di formaggio, ho capito. E lo so, ho mangiato un panino qui all'Ariston, lei si è venuta e tu ce l'abbia con me. Ah, questa è da cavaliere. Ah, cavaliere, sì, perché sì. Era un ex cavaliere. E questa è la... della legione straniera, questa. Ah, perché è un ex legioniere. Sì. E io, guardi, ho questa... Sono le chiavi perché era un ex ferramenta. Busettete! T'ho detto, la si chiama ciclabile perché bisogna andare in bicicletta, non perché bisogna correre dietro alla gente a piedi. Ciao ragazzi! Ciao! Allora bene! Bene, beato te! Sì. No, perché io male così non sono mai stato in vita mia. Vuoi venire qua? Ormai lascia fare, vai. Okay. Viaggiando in bicicletta. Salve, volevo citofonare a Carlo Conti, eh? No, non serve. Sentiamo, magari è lui. Che sarà a mangiare, ha fatto la frittatina con porri. A che piano sta Carlo Conti? Non lo so. No, non c'è ragazzi, era a fare la pennichella mi sa. Vo via, eh. Il Far West è troppo piccolo per tutte e due, il cowboy voleva sfidarmi. Eh,
come la va, come la va? Dimmi un po', sono pronto, sono pronto. E il cavallo dove ce l'ha il cavallo? Il cavallo? È morto. È morto, peccato, peccato. Pronta, prontissima? Pronta, prontissima. Calda, caldissima. E anche serena. E anche serena, ovviamente. E ovviamente la prima volta nei Giovani di Sanremo. Com'è questa situazione? Cioè, un po' spaesata o ti senti a tuo agio al 100%? Io ancora mi sento serena, veramente, di nome e di fatto, direi. Sto vivendo tutto con molta calma, non sono ancora né agitata né nervosa. Se provi a chiedermelo domani, forse potrei darti una risposta diversa. Senti, ma te su chi punti fortemente? Ma sono diversi i nomi che mi fa piacere di vedere sul palco. Penso a Grignani, a Masini, Rafnek, sono i cantanti con cui sono cresciuta, insomma, un po' della mia generazione. Anche Nina Zilli, ovvio. È un bel festival, sulla ecco. Carta promette molto bene. Sale da morire senza te. Senza te. Tra l'altro abbiamo anche il sosia di Tiziano Ferro. Ma no, addirittura, uguale. Uguale. Siete fidanzati? No. Vorreste fidanzarvi? No, amici. No. Allora è che voi cantate una canzone romantica se non vi volete fidanzare. Siamo qua e si canta. È giusto, a Sanremo, perché Sanremo. Perché Sanremo. La sto facendo addosso. Sono praticamente dentro l'acqua. Mi sento un motoscafo. Ma bisogna farla questa scena. No. E non posso andare più in giù perché lo scalino dopo è nell'acqua. Lo facciamo. Aspetta, eh. Oh, mi riesce più distaccando. Scusate. C'è nessuno mi può aiutare. Io l'ho cercato disperatamente, sono due giorni, te lo giuro, sono due giorni, Gianfranco Monti non è arrivato. Ascolta, finalmente t'ho beccato. Non c'ho nemmeno le poppe, se tu mi cerchi tu sei un bischero, con tutta la roba cerchina cerchi a me. Io l'ho cercato, volevo parlare di Fiorentina all'inizio, poi ho detto lasciamo fare, ormai siamo a Sanremo, chiediamogli qualcosa sul festival, visto che è una bella avventura Radio 2 quest'anno. Bella, eh? sì, bella, perché poi insieme a Carolina Di Domenico e a Pier Ferrantini, è quel cantante dei Velvet, loro faranno la diretta lì dal gabbiotto, io invece sarò a giro sì. No, a fare il bischero ancora. Oh, con questo pass posso entrare, io sono brutto, vabbè. Con questo pass posso entrare anche nei bagni dei cantanti, cioè se io volessi andare a fare la pipì nei bagni di Masini, busso e fo maso e devo fare la pipì. Ma c'è qualcuno che ha un po' di diarrea? Sì. Che cantante? Sì, mal di gola, no, niente. Se ce li mandate ci fate una cortesia. Ce ne appunti malati? Ancora no. Non ti è venuto a prendere niente in farmacia? Niente. Sono tutti sani? Per ora sì. Siccome tira un po' di vento là, sì, allora però tutti metti qua, così e ti aggiusti. Saprete ovviamente anche chi c'è a questo festival di Sanremo come cantanti, giusto? Iniziamo, facciamo una piccola carrellata, dai. Lo sapevo, allora, alla fine io li becco sempre. Moreno, l'hai detto Moreno. Moreno c'è. Una canzone di Moreno? Aspetta. Che confusione. Ecco, grande. Torna a me. È quasi come dopo una bomba. Ti vedo un stile piano rock, sei pronto? Pronto. Vabbè, senti, gento scaramantico per questa settimana? Scusa. Speriamo vi boccino, ragazzi. Ado sgawa, sgawa wow. Yeah, ok. Molto sentimento. I don't use when scan a wall. Scan a wall. Yeah. Freeze like scowl when scowl loud. Sentimento. Feels like knocking on the scan one. Oh. Adesso fanno un po' di horror contro canto. Okay. Scowl. Uno dice un cantante che è rimasto nel cuore. Però dell'anno scorso. Chi? Arisa. La canzone te la ricordi? Se me la ricordo, ma non la so cantare. Na 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 na
buona, comunque sì, vabbè, non c'era, è molto diciamo, c'era, c'era anche delle parole. Che ne pensi di Conti? Ti piace? Sì. Come uomo? Mm, non mi... No, intendo a livello, insomma, più... No, no, ho capito. Ah, ecco, no, pensavo di... Non è... Non è il massimo. Esatto. Non perché è come, mio... come ti ci vuole, biondo, con gli occhi no, azzurri e no, chiaro. No, a me no. Ah. Anzi, a me invece è scuro. Scuro, mediterraneo. Non mi piace il biondo, occhi azzurri, tutto no, troppo... Certo, scuro, quindi scurino. Sì, scurino. Abbronzato. Sì, 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 assolutamente. Vado avanti. Benvenuti nella mia cucina. Oggi una lezione molto seguita delle mie ricette. Oggi frittata. Tutti d'accordo, ragazzi? Sì, mediterraneo, quindi scuro, colori occhi... scuri, non mi piacciono gli occhi chiari. Cioè, un mix, sai quello tipo verde, ma... vabbè, come i tuoi, ecco. Capelli, no, ma... capelli scuri. Scuri. Sì, scuri. Altezza? Vabbè, come me, quanto un qualcosa... Certo, certo, capisco. Perfetto, penso non lo troverai mai, secondo me. Allora, stiamo inseguendo in quel van Romina Power. Sono, penso, 10 o 15 anni che non parla... con un giornalista italiano. Naturalmente noi non siamo giornalisti, però facciamo vita da paparazzi, adesso ci proviamo. Ma lei non lo sa. Lei non lo sa assolutamente. Poi siamo seguitissimi, guarda, ci sono anche i paparazzi davanti e dietro. Sembra di essere un po' tornati indietro nei tempi, no? Quando era il festival di Sanremo di grandi artisti, no? Di quella schiera sicuramente Vanno e Romina l'hanno fatto fare. Felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità e lasciate un biglietto dentro al cassetto, la felicità e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità. Com'è stato tornare su quel palco, Romina? È stato bello, divertente, molto simpatico Conti, molto. Che cos'è la felicità, Romina? Sono cose semplici, la felicità è andare via dai paparazzi. No, però vuoi bene ad Albano, di la verità. Voglio bene, sì, voglio bene non solo Albano ma tutta l'Italia. Ma sai che tanti di noi hanno pianto guardandovi su quel palco, siete stati bellissimi, sì. Ah, avete pianto non di gioia, no, di felicità. Grazie. Di felicità. Ma due battute al volo, due e due, ma purtroppo Emma è questo. Eccolo qua l'atteggiamento di Emma che presenta il festival di Sanremo. Ma pure nel dubbio, non ti vuole? No, questo no, non è l'inferno. Che è la vita in diretta? Sì. Chi è morto? Eh? Chi è morto? No, è una signora che è scappata. Ah. E vogliono dire che aveva come amante questo prete. Solo a guardarla mi fa paura. A chi somiglio io? Mi dica lei. Alvaro? Alvaro Vidale. Alvaro Vidale, mi sembrava, ecco. È vero o no? Sì, ma tu somiglia più a Brunetta, sinceramente. Cos'è, della Rai, lei? Sì, lei. Più o meno. Uh-huh. Cioè, sono della vita in diretta io, però quando c'è la vita in diretta vengo a vedere la vita in diretta. Ah, ecco, sì, io la guardo perché io abito a Genova, però qui ho una casetta e vengo spesso. Ma mi ha visto me? Non mi ha mai visto me? Me non mi ha mai visto? Ma... No. Ah, a volte sì, mi sembra si vede. Un viso già che l'ho già visto, bravo. Grazie. Siccome i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato, no? E la mia nonna invece continua a pensare che faccia lo scemo in televisione nonostante tutto, potresti fare un appello alla mia nonna? Ok, a sua nonna, mi raccomando. Seguilo, sostienilo, credi e credi in lui. Bravo, te lo dice Rachele, capito? Se credi in lui, è una persona competente, sei qui. Brava, così ti voglio, grazie. Io vado in giro se posso trovare qualche biglietto per vedere Domenica Inn, perché l'ho sempre visto, ma però non... Io lavoro anche un po' a Domenica Inn. Ah sì, anche? Ah, bravo. C'è delle piccole cose. Sì, sì. Mamma ha visto Domenica Inn, ma l'ha visto. Sì, sì, sì. No, ragazzi, incredibile, l'ho trovato. Carlo Conti? No, grazie. Guarda chi l'ha visto.
Come? Lei lo guarda chi l'ha visto. Ah, sì, chi l'ha visto tutto, sì, sì, sì. Allora, probabilmente mi ha visto a chi l'ha anche visto. Anche lì, a chi l'ha visto. Quando c'è il mercoledì? Sì, al mercoledì, sì, mercoledì. Sì. E a volte faccio delle cose lì, ha visto, sì. Faccio delle ispezioni, no? Bravo, sì, 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 sì. Questa, ragazzi, è la sala crediti dove i giornalisti, la stampa e quant'altro vengono qua a farsi fare i tesserini. E io oggi sono qua solo perché quella ragazza lì mi ha ritrovato gli occhiali che ovviamente avevo perso. Capito? Che testa? Ma è di qua di Sanremo lei, no? È di Sanremo, no? No, io sono di Firenze. Di? Di Firenze. Ah, di Firenze. Però chi l'ha visto lo fa a Milano, domenica in a Roma, ah. E la vita in diretta a Firenze. A Firenze, sì. Bel posto. Bello. Allora è amico di Carlo Conte. Carlo Conte questa volta. Io sono praticamente, sì. E Carlo Conti, siamo così. Eh sì, per forza. Ah sì. Siete fiorentini. Ma avrà visto a volte insieme a Carlo Conti, sì, si cammina insieme per la, sì, strada. Sì, 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 sì. Quanto ti costa di shampoo? Beh, niente. Cioè, è normale, non... Un po' di più forse, sono tanti, sì. Un po' di più dei miei. Sì, sì, ma io li lavo col bicarbonato, sai? Pure. Sì, sì. Questi sono segreti. Faccio come... No. Che non bisogna dire. Che non bisogna taglia, dire. Taglia. Via, boh, via, perché inizia il festival domani, devo andare a prepararmi. A preparare, Sì, per cantare. Canta lei? Canti? Sì, sì, canto, sì. Ma sì. Però non è che... No, canto domani sera. Ah, domani sera. Cioè, come concorrente. Ah. Sì, sì. Ma avrà visto domani sera a però cantare. Tanto, sì, ma però troppe... Si spende troppo per vedere il festival per 4 o 5 sere più di 1000 euro. Guarda, lasci fare, guarda. No. A me piace soltanto vedere domenica perché ci sono quasi i cantanti, quelli più. Insomma. Anche perché ci sono io. Ah, sì. Buongiorno amici di Sanremo Off, io sono davanti al Casinò Comunale di Sanremo. Lo sfarzo e il lusso qua sono di casa durante la settimana del festival e purtroppo anche io stanotte, insomma, diciamo, non mi è andata tanto bene, ecco, con il rosso nero alla roulettina. Questo non importa, vi faccio vedere un po' di caccia notturna e iniziamo questo Sanremo Off. Con il Cuzzo facciamo un balletto fantastico, si comincia a sinistra come il gioco a Jouer, 3, 2, 1, via! E porta bene, grandi! Soddisfatto di questa intervista. Sì, sì, ora mangio, dopo mangiato siamo ancora più soddisfatti. Allora ti aspetto, mangia tranquillo, vai. Contenti? Buonasera, bellissimo. Bellissimo. Com'è andata? Stupendo, è stato fantastico. Dimmela com'è andata. Com'è andata? Grazie Nadi, poi mi chiedi una finestra con le stelle. Oddio, facciamo una bella cosa. Due stelline, top. Sanremo, Sanremo. Sarà un'estate del Catanecchio praticamente. Ma non lo so, dai, farò in modo che però lo sia. Allora prendi un impegno con noi, non facciamo passare 18 anni prima di vederti su questo palco ancora. Ah no, dai, magari... Non facciamo passare 18 anni, ma in generale, nel vedermi su qualsiasi palco. Assolutamente, sì, d'accordo. Grazie. Grazie al lupo. Dirsi come un fiore, incapace di appassire, solo se mi guardi tu. Sei una strafiga e devi vincere! Dai, votate! E non è tornato più! Vai a andare! Ha gridato forte mentre tu annegavi nel dolore. Festival, ti è piaciuto o no? Sensazione. Ah, veramente ieri sera l'ho visto poco. Ti sei addormentato, eh? No, l'ho visto poco perché giocavamo a carte. Per cui... Ah, giocavo a carte? Hai che? Vabbè, dai. Ma che radio è questa? È Radio Poker. Radio Povere? No, Radio Poker, sì, oddio. Anche poveri. Tu ci hai abbastanza azzeccato. Sei brasiliana? Ecco, mi dai un consiglio e poi ti lascio libera a mangiare gelato. Ballo la samba. Sì? Dammi un giudizio. Vabbè. Fammelo vedere allora. Ci siamo quasi. Allora ti faccio vedere come si balla veramente? Sì.
Umiliato, umiliato. Ragazzi, è tardi, il festival sta per iniziare e io sono in ritardo. Corsa, dai, un po' stanchino, grazie. Di sì, molto, grazie, grazie. Ascolti, mille. Stanno dando ragione. Molto bene, molto forte, grazie. Allora. Riprenderesti ancora, Emma? Sì, certo, tutta la vita. Ciao Gaetano, fai bravo, eh. Aspettate qualche cantante famoso? Ma non mi interessa i cantanti a me, sì, è che noi guardiamo sto festo. Io abito qua a Sanremo, sono di Sanremo io. E quindi non ve ne frega niente? Bravo, bravo. Ma non me ne frega niente. Giovani. Allora scusa, andata a Imperia. Eh? Oppa, oh. Sciori, sciori, sciori di tutto l'anno, l'amore in all'idate di ritorno. Vedete ragazzi, fuori dall'Hotel Globo, guardate, si assiepano milioni di fan di Lorenzo Fragola. Darebbero la vita per lui. Loro. Da ora in poi tutta in discesa? Da ora in poi penseremo a comprare le case con piscina, donne, bravo, soldi. Bravo, bravo. E vi servirà anche un amico ovviamente in mezzo a un becille, no? Io ragazzi non conosco nemmeno una canzone di Lorenzo Fragola. Mi sapresti dire una canzone di Lorenzo Fragola? Perché sono in difficoltà. The Reason Why. Perfetto, come fa? Dai! Tu c'hai mica una canzone di Lorenzo Fragola da qualche parte da dargli, perché sono in difficoltà. Guarda, la non cerco, conosco nemmeno una. La cerco, poi te la mando. E pensare che negli anni passati in questo albergo alloggiava Domenico Modugno, Luigi Tenco, Dalila. E oggi c'è Idea Jack. Tu c'hai mica una canzone di Lorenzo Fragola da prestarmi? No. Non ne conosco nemmeno una. Manco io. L'unica che conosco è The Reason Why, quella di X Factor. Io nemmeno quella. C'è almeno una canzone di Lorenzo Fragola da prestarmi, perché io non ne conosco nemmeno una. No, guarda, manco io. Sei te Lorenzo Fragola? No. Ma vediamo su Google. Vediamo su Google. Vediamo come è fatto, perché se no va ecco, sì, facciamo la foto col bodyguard. Brava. O quel suo babbo, magari. Lorenzo Fragola. Wow, esiste. È vero. E l'ho visto che tu guardavi, Beh, sì. Le cose belle si guardano sempre. C'aveva uno stacchino di gamba. Però. Non ti tocca. No, perché. Per piumino, Ma io. E lei Lorenzo Fragola. Ma no, non lo so. Canta, bisogna... evidentemente. Canta. E che fa? La Macedonia. A che ora tu ceni prima di andare a cantare? A che ora ceno? Non ceno, ceno dopo. Tu vuoi venire a casa mia alle 6:15, si mangia. Ma non posso, è troppo presto. Finalmente è arrivato Lorenzo Fragola, il mio idolo. Conosco tutto di lui. Adesso glielo dirò. Ti piace il festival? Ti piace? Sì. Chi vince? Bruce Lee. Finalmente lo posso toccare. Lorenzo. No. Sei elegante, la sciarpina, Sì. Tu sei a fare lo struscio. Ti metti, aspetti che ti battano addosso, Hai ancora 5 cm da me, questa volta non mi scapperà. Lorenzo. Quanto lo volete? Tanto quanto me? Sì, anche di più. Anche di più. Dai Lorenzo. Dai, vieni Lorenzo. Lorenzo. Lo sto quasi per toccare, guardate. Lorenzo. Sono scommesso 50 euro, vinci il festival, se no. Sei pazzo! Ricordo. Enzo. Enzo, l'anno scorso mai bocciato, quest'anno? Un po' meglio? Ma come un po' meglio? Ci stiamo infiltrando in una chiesa di Sanremo, una a caso, per vedere se dentro c'è qualche VIP a dire due preghiere prima del festival. Oh,
mi piace perché finalmente su quel palco c'è, così come ci fu ai miei tempi, no, nell'80, c'è un disc jockey, cioè uno che è nato con la musica e che vive di musica. E l'aeroplanino, brum 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 brum. No, porca miseria, cane. Un saluto da Bianca Zè, Sanremo. Rifaresti questa scelta di venire a presentare piuttosto che a cantare? Ma quest'anno non avevo da cantare, quindi ho presentato. In bocca al lupo a te che sei sempre carino. Grazie. Sempre più maschio tutti gli anni, ti sei messo la camicia imbottita per far finta di avere i muscoli. Tocca. Ma era meglio se non toccavo. Oh Irene, che domande difficili ti fanno? No, dai, erano belle. Era peggio se mi chiedevano com'era vestito Siani. Siccome il mio furgoncino della troupe sono già partite, mi sa che sono rimasta a piedi, mi dà un passaggio a Firenze. Se ci riesci ad arrivare, sì. Fammi vedere. Va, tieni. Sì, arrivo fra 2 mesi con questo. Irene, che torni verso Firenze, perché mi hanno lasciato a piedi, me l'accompagni. Ti porto io, vai. Ti porta Saverio, vai. Ha rotto l'uovo nel paniere. Non è che quel camion della polizia se tu mi potessi portare verso... Si può fare, però bisogna metterti le manette, perché se no non ci monta. A me basta tornare a casa. Ancora non ho trovato un passaggio per tornare a casa. Irene Grandi mi voleva far accompagnare dall'assistente. No. Ora punto a soliti idioti. Tanto Biggio verso Firenze ci va. Siccome Irene Grandi non mi può portare a Firenze e mi hanno lasciato a piedi, io vengo con voi. E lui torna a Firenze, io vado verso Milano invece. Poi io torno in moto, ho la moto. Non me ne frega nulla. Casco. Ce l'ha un casco. Ce l'ha un casco. Ce l'ho sì. Allora vai, così. Ora io aspetto. Dai. Vi mollo. Sono con loro, guarda, mi dà un po'. Ma cioè, mi hanno detto che portano a casa loro. Allora non era vero. Ce lo consegna un tapiro ad Emma da parte del pubblico di Sanremo? Prima di consegnare il tapiro facciamo vedere realmente come sono le altezze. No, dai. Allora, questa è la verità, mi ha messo giù dal gradino. Vabbè, chiudiamola come chiuderebbe Staffelli. Valero Staffelli e Gidio Franco. Striscia la notizia, Sanremo. A voi la linea studio. Marco, siccome la Grandi l'ho mi può riportare a Firenze, mi dà un passaggio qui? Sì, ci penso io. A Firenze con Marco, ora fa la conferenza stampa con calma, poi si prende la sua macchina e mi riporta a Firenze, non vi preoccupate, fate le foto, altro riportamento. Che confusione! Sarà perché ti amo! È un'emozione! Sarà perché non lo so più. Vabbè, non importa. Non lo so più. Arrivederci. Non lo so più. Arrivederci, signora. Sì, vabbè. Complimenti anche per il cagnolino. Come ti fa a mantenerti così? Ti seguivo quando ce l'avevo. Esercizio fisico. 4 volte alla settimana. Beh, basta. Chirurghe ste. Vieni a far crossfit con me 40 minuti. No, ce la fa mica. Duro fatica a camminare io. Guardate domani sera Sanremo. Non ve ne pentirete. Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo qui che aspetta solo noi. Adesso che ci siete voi, Sanremo! Per favore non spingete, se no ci arriviamo, grazie. Sei chiuso, Max. Please, indietro ragazzi, indietro. Eccolo, guarda, e mi porta lui a Firenze, vai. Mi porta lui a Firenze, andiamo, vai. Firenze? Sì. Io vado a Napoli. Va a Napoli, tu ci passi da Firenze. Che mi ferma a Scandicci, eh? Allora adesso vediamo cosa dicono i cantanti di te. Abbiamo chiesto di associare un'immagine o dare un giudizio su Carlo Conti. Festival di Sanremo 2015, il volo con grande amore, c'è nessuno? Mamma mia, puzzo già da ringa. No, Madonna è male. Oi. Questa la si fa, vai. Questo programma è stato offerto da